8, Catanzaro 13 punti. La Roma ha vinto, il Pisa però non ha deluso. È stata una gran bella partita giocata con determinazione da entrambe le formazioni che per tutti i 90 minuti di gioco si sono affrontate con grande agonismo. Forse il Pisa ha sofferto all'inizio di un certo timore nei riguardi dei giallorossi, apparsi meglio disposti a centrocampo e più decisi in fase offensiva. Ed è proprio in questa maggiore pressione degli ospiti che arriva il primo gol. Proasca serve sulla destra, riceve Chierico che crossa al centro, Falcao si alza di testa e con un intervento stupendo non perdona Mannini, che niente può fare su una palla così veloce e precisa. È il 13° minuto. Il Pisa si sveglia, aggredisce gli avversari che in più di una occasione sono costretti a difendersi nella loro area. Attorno alla mezz'ora i nerazzurri si fanno pericolosi, prima con Casale, ma il suo sinistro allunga la palla oltre lo specchio della rete difesa da Tancredi. Poi Sorbi serve Berggren, che però si fa anticipare da Maldera. Risponde la Roma, che al 42esimo ha ancora un'occasione propizia, Maldera per Iorio, niente di fatto però. 12° della ripresa, Occhipinti viene atterrato al limite dell'area di rigore, il fallo per l'arbitro è stato commesso fuori e decreta la punizione e non il penalty come richiesto dai pisani. 3 minuti dopo il raddoppio della Roma, calcio di punizione, Conti appoggia per Di Bartolomei che insacca, 2-0. Al 20esimo il Pisa accorcia le distanze con Berggren. Il danese riceve un ottimo servizio di Sorbi e con precisione supera Tancredi.